Buongiorno. Questa è la terza volta che entro nella vostra chat, ma come vedete oggi sono nel mio ufficio qui a Mirafiori. Infatti il lancio si avvicina, la temperatura sale e c'è davvero tanto lavoro da fare. Allora oggi non risponderò alle vostre domande, ma voglio approfittare di questa chat per condividere alcune novità. Anzi, alcune novità davvero molto importanti. Prima di tutto complimenti a chi ha opzionato la serie speciale limitata della nuova 500. Complimenti a voi perché la versione numerata della prima è sold out. Oggi la nuova 500 entra quindi in una nuova fase e, come dicevo, lo fa con importanti novità. Andiamo a vederle insieme. Ecco la seconda cosa di cui oggi volevo parlarvi. Signore e signori, da oggi la nuova Fiat 500 è anche in versione berlina. Questa che vedete oggi in anteprima assoluta qui all'entrata di Mirafiori, proprio a due passi dall'impianto dove viene prodotta, è la versione berlina della prima. Sì, la prima è una vettura ricchissima con tetto panoramico in vetro per avere una vera finestra sul cielo. È nuovo lo spoiler disegnato per migliorare l'efficienza e l'aerodinamica, quindi anche l'autonomia della vettura, e il portellone posteriore che enfatizza la maggiore larghezza della vettura e quindi la sua presenza su strada, che oggi è davvero molto marcata e decisa. E la prima ha tutto di serie, sia nella versione berlina che nella versione cabrio, con autonomia da 320 km, il fast charger da 85 kW, la wall box per chi vuole ricaricare da casa, il cavo mod 3 per la ricarica pubblica, poi anche la guida autonoma di livello 2, il nuovo sistema di infotainment con lo schermo bellissimo da più di 10 pollici e poi interni esclusivi in ecopelle con il bellissimo monogramma Fiat sui sedili e la splendida plancia con il volante bicolore. Allora da oggi potrete scegliere tre colori ispirati al mare, alla terra e al cielo, due tipi di carrozzeria, cabrio berlina, e quindi due fasce di prezzo. Si tratta di due vetture top di gamma, davvero full optional, proposte ad un prezzo unico per tutti i mercati europei. 37.900 euro per la prima in versione cabrio e 34.900 euro per la prima in versione berlina. E se volete sapere com'è fatta tutta la gamma e conoscerne i prezzi, beh, mi spiace, per questo dovete aspettare ancora un po'. Oggi, infatti, con la disponibilità della versione cabrio e della versione berlina, si apre la seconda fase del nostro pre-booking ed è semplicissimo. Entri nel nostro sito, bastano solo tre click. Scegli berlina o cabrio, scegli il colore e lasci i tuoi dati. In più il sistema ti dà un'indicazione subito davvero molto importante, ti informa sugli incentivi disponibili nel tuo paese e dove si stenti anche nella tua città. Bene, ultima novità, da oggi puoi prenotare la tua vettura senza lasciare un deposito. Raccoglieremo la tua intenzione di acquisto e ti contatteremo attraverso il tuo concessionario di zona per tutto quello di cui avrai bisogno. Bene, direi che anche per oggi è davvero tutto. La prossima volta tornerò a rispondere ancora alle vostre domande. Intanto, per chi vuole sapere cosa succederà quest'anno il 4 luglio per il compleanno della 500, beh, mi spiace, su questo nessuna anticipazione. Una cosa è certa, sarà davvero una grande festa e gli amici di 500 saranno tutti invitati.